sono abbastanza negativo su un determinato argomento riguardante la Juventus, in realtà su due argomenti, e invece sono abbastanza positivo su altri due argomenti. In realtà dei primi due, quelli positivi, ne abbiamo già parlato tante volte, quindi credo che Pogba davvero tornerà a essere un calciatore della Juve. Questa volta mi sbilancio, ma qua sono sensazioni, poi tanti hanno già, tutti gli addetti ai lavori, tanti giornalisti hanno già espresso quello che c'era da dire, no? E si sta soltanto aspettando eventualmente annuncio, visite mediche, robe di questo tipo, quindi sì, ad oggi posso dirlo, me la sento il ritorno di Pogba, cosa che magari ho fatto un po' più fatica a sentire nelle settimane precedenti, quando raccontavamo gli incontri e quando raccontavamo i primi approcci. E sono anche positivo per quanto riguarda il nuovo di De Ligt, devo dire la verità. All'interno di tutta la confusione che si è venuta a creare in questi giorni, io rimango positivo sul rinnovo di contratto di De Ligt. Tra l'altro, a tal proposito, sto scrivendo un articolo che uscirà sul numero 10, ve lo linkerò poi su Instagram, su Telegram, dappertutto, quindi seguite tutti i miei social network, trovate i link qui sotto in descrizione. Lì rimango positivo, ma anche perché comunque sono trattative che sono portate avanti con l'agenzia di Mino Raiola. Storicamente abbiamo ottimi rapporti con loro. Nel frattempo stiamo parlando anche di Kane e Pellegrini per cercare di trovare una sistemazione, la sistemazione migliore a questi due calciatori. Quindi per questo punto di vista rimango positivo, rimango dell'idea che queste cose si concluderanno. Rimango un po' più titubante, cauto o negativo, che dir si voglia, per quanto riguarda davvero la situazione di Di Maria. Ora, nella giornata di oggi sono uscite alcune chiacchiere che posizionavano Di Maria direzione Spagna, tra Barcellona, Atletico Madrid. Ora, io non so se queste cose sono vere oppure no. Ma riprendo un concetto che abbiamo espresso pure oggi, nel video di mezzogiorno, e cioè ad oggi la Juventus ragiona su un determinato binario, e cioè queste sono le condizioni. Se ti vanno bene, bene, se non ti vanno bene, amen. E la mia sensazione ad oggi, pura, su Di Maria è la seguente, che non cambierà idea. E che non si farà problemi, eventualmente, a rifiutare la Juventus per far fede alla sua idea di avere un solo anno di contratto. Basta ragionare su un determinato concetto, e cioè se la Juventus vuole Di Maria nello specifico, allora la Juventus deve prendere Di Maria. Se Di Maria vuole un top club europeo per preparare il mondiale che ci sarà a novembre, non per forza di cose dovrà scegliere la Juventus. E quindi delle due, se la Juve vuole Di Maria, la Juve deve avvicinarsi a Di Maria. Se Di Maria vuole un top club europeo, può benissimo non essere la Juventus e può non avvicinare le sue richieste. E vedendo come sta ragionando la Juve in questo istante, vi dico che è più probabile perderlo Di Maria piuttosto che averlo. Poi magari lo prendiamo davvero e questa cosa perde di senso, questo video, questo intero contenuto perde di significato. Però tante volte mi chiedete: ma secondo te, che è diverso da quello che è effettivamente, sensazioni, secondo te, Luca, la Juve lo prende oppure no? E ora, oggi vi dico: Pogba sì, secondo me lo prendiamo. Di Maria, per quelle che sono le indicazioni che ci arrivano direttamente dalla Juventus, vi dico: secondo me non lo prendiamo. E aggiungo che secondo me invece tratteniamo Fagioli. Non so se all'interno della rosa, ma credo che rinnoverà il contratto. Che poi gli possano proporre un'avventura, ancora un anno in prestito, per poi rientrare alla Juventus, un'avventura ovviamente in Serie A. Penso che Fagioli la possa accettare. Non sono però convinto che sarà all'interno della rosa della Juve anche l'anno prossimo. Queste sono sensazioni, tutta roba, tutte sensazioni. Quindi Pogba sì, De Ligt rinnovo sì. Fagioli rinnovo sì, Di Maria ad oggi vi dico, se Di Maria non cambia idea, no, ma non vedo perché dovrebbe cambiare idea. E magari queste voci di interessamenti di squadre europee, top club dalla Spagna, potrebbe non essere buttato lì. Quindi attenzione, queste sono proprio cose che mi sento di dire da quello che provo dentro. Seconda cosa che sento abbastanza negativa è Quadrado. Ieri vi ho detto, non avevo nemmeno idea che ci fosse un po' di caos Quadrado, e oggi si sta leggendo tantissimo di Inter e Roma, e soprattutto Inter. Poi la Roma potrebbe essere un'opzione senza problemi, la Roma che dovrebbe addirittura essere andata definitivamente su Matic. Quadrado ha rinnovato con la Juve, ma ricordate
quando ci fu l'annuncio di Cuadrado, dissi: ok, ora bisogna capire se ha rinnovato al ribasso oppure no. Perché se non ha rinnovato al ribasso e ha fatto un solo anno, significa che né Cuadrado né la Juventus erano effettivamente contenti di andare avanti. Perché Cuadrado avrebbe gradito 2 anni con ingaggio magari un po' più alto, la Juventus avrebbe gradito 2 anni con ingaggio un po' più basso. E allora significa che non si sta battendo pari. Non mi sarei però mai aspettato di trovare una situazione in cui si potesse parlare di Cuadrado non incedibile. Perché stiamo parlando di un giocatore con i suoi anni, abbastanza anziano, che la Juventus non può più immaginare come titolare. Tante volte, ragazzi, quando mi trovo a buttare giù, no, lo schemino, la formazione ipotetica titolare sulla carta della Juve dell'anno prossimo, io Cuadrado faccio fatica a metterlo titolare in ogni porzione di campo. È un giocatore duttile che può giocare dappertutto. E tante volte i vostri commenti sono: ma perché non c'è Cuadrado? Beh, semplicemente perché oggi non penso che la Juventus possa continuare a immaginare Cuadrado titolare sempre, ma non per un discorso di sola età, anche, non è un discorso meramente anagrafico, è anche un discorso anagrafico, è un discorso basato sull'impressione che mi sta dando Cuadrado nell'ultima stagione. Cioè un giocatore che continua ad avere assolutamente dei colpi, assolutamente delle qualità, assolutamente delle giocate, ma che fa fatica ad osarle per tutta la durata di un campionato. E tante volte ci immaginavamo, no? Madonna, la fascia destra della Juventus dell'anno prossimo quanto sarà piena di giocatori che partano da lì. Cuadrado, Di Maria, eventualmente Sulé. Stai a vedere che il rischio è che non arriva davvero Di Maria, che non rimane nemmeno Cuadrado, e vediamo che cosa fare con Sulé. Poi io aggiungo, se la Juventus davvero decide di privarsi di Dybala, Morata, Bernardeschi e Cuadrado nella stessa finestra di mercato, forse stiamo un pochino esagerando, nel senso che ci stiamo veramente strappando di dosso tutto quello che è stato l'attacco della Juventus degli ultimi anni. E non credo che fare un salto così grande equivalga a successo. Bisogna dosarsi, perché la rivoluzione va bene, ma occhio a togliere anche diversi senatori tutti in una volta da uno stesso spogliatoio. E Allegri lo sa bene, perché almeno l'ha vissuto nel 2012, il 13 maggio 2012, ultima partita in Serie A di Del Piero, ma non solo, di Inzaghi, di Gattuso, di Seedorf, di Nesta e di tutta la vecchia guardia del Milan. E come è andata a finire poi che non sono stati in grado di dare continuità allo spogliatoio, e come poteva essere, stiamo parlando di giocatori lì che hanno fatto veramente la storia non solo del Milan ma del calcio in generale. Diversa la situazione nostra, però occhio a togliere nella stessa sessione di mercato il capitano Chiellini, il vice capitano Dybala, Cuadrado stesso, che è l'uomo che bene o male ti toglieva sempre le castagne dal fuoco. Ricorderete che l'anno scorso con Pirlo tante volte eravamo a dire: ragazzi, abbiamo uno schema solo efficace, palla Cuadrado che la crossa per Ronaldo Morata, e da lì non si scappava. Con Sarri, uno dei migliori stagionali, quest'anno uno dei migliori stagionali, sebbene si inizia ad annusare un po' di fase calante per Cuadrado. Quindi occhio Juventus a ragionare sul sempre essere netti. Essere netti con Dybala, essere netti con Bernardeschi, essere netti con Di Maria, essere netti con Cuadrado. Io apprezzo questa nuova visione della Juventus di idee chiare, e ve l'ho già detto tante volte. Ma rendiamoci conto che il punto focale del discorso alla fine è sempre il campo da calcio. E se sul campo da calcio non ci sono abbastanza giocatori di personalità, di leadership, di carisma, di livello tecnico in grado di fare delle giocate anche da soli, di risolvere delle partite da soli, come sono Dybala, come sono Cuadrado, come sono Di Maria, poi si rischia di non vincerle le partite. E come vi dicevo oggi, l'obiettivo della Juventus l'anno prossimo è arrivare là in alto a giocarsi il titolo, a giocarsi le sue carte in Champions, non per vincere, ma per migliorare i piazzamenti degli ultimi 3 anni e magari degli ultimi 4. E per fare questo servono dei giocatori. E lo sappiamo, Allegri da sempre basa il suo credo calcistico sull'avere i giocatori forti, sul fare i complimenti ai ragazzi, perché sono loro che vanno in campo. E allora attenzione a darli via tutti insieme e magari a sostituirli con altri profili che chissà da dove vengono, chissà chi sono, o semplicemente
che sono decisamente troppi per quella che dovrebbe essere una singola campagna acquisti Juventus. Già sono dell'idea che la Juventus debba fare 6, 7, 8 acquisti. Se iniziamo anche a mettere in mezzo alla discussione giocatori come Cuadrado, che hanno un ultimo anno di contratto, e capisco che si possa essere rotto qualcosa, diventa ancora più difficile. E quindi sono un po' negativo da questo punto di vista, non nel senso che credo che vada via Cuadrado, ma da sempre, lo sappiamo, i discorsi che devi fare con i giocatori all'interno dello spogliatoio non possono essere sempre tutti uguali. Ed è brutto da dire, ma lo sappiamo, i calciatori non sono uguali, perché sennò il cartellino di tutti i calciatori sarebbe quello, lo stipendio di tutti i calciatori sarebbe quello, non ci sarebbe bisogno di cambiare un calciatore per un altro, e invece no, lo sappiamo bene, ci sono dei calciatori più forti e dei calciatori meno forti. E Cuadrado, con tutti gli anni che si porta sulle spalle, è uno dei calciatori migliori della Juventus. Attenzione, Juventus, attenzione.